Il Covid ha generato uno tsunami nuovi poveri che crescono anche in Toscana. Il 25-30% hanno bussato alle porte dei centri di ascolto di tutte le Caritas della regione, ma a preoccupare sono i minori. Una povertà che esige risposte di sistema e politiche inclusive. La pandemia ha generato disparità sempre più grandi. Sono aumentati i poveri italiani, ma anche quelli stranieri. Le zone più colpite l'area fiorentino-pratese e la Toscana costiera. Parlando di povertà relativa, la percentuale di minori nel 2021 è del 15%, inferiore di 5,4 punti percentuali rispetto alla media nazionale, ma con un più 4% rispetto all'anno precedente. Abbiamo visto quanto durante la pandemia siano aumentati i casi di abbandono scolastico. Il tema della povertà educativa purtroppo è all'ordine del giorno e su questo noi stiamo continuando a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni per fare in modo che questi numeri si possano riabbassare e possiamo avere il più possibile bambini che stiano all'interno di quelli che sono percorsi di diritto e di inclusione. A vivere in abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali è il 9,9%, quota inferiore di 2,9 rispetto alla media nazionale, ma quelli in sovraffollamento abitativo sono il 46,7%, più 5,1% rispetto al dato italiano. Emerge dal rapporto annuale di monitoraggio sui diritti dell'infanzia. I bambini sono fortunati mediamente a nascere in Toscana, anche se dobbiamo rilevare che ci sono dei fenomeni in peggioramento, per esempio il numero dei minori in povertà relativa, il numero dei minori in povertà assoluta, i bambini che non hanno la possibilità di accedere ad internet, che vivono in case sovraffollate, sono tutti dati che registriamo in crescita.